cri 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 cri. Occhio Pinocchio, disse il grillo parlante. Chi disubbidisce ai propri genitori e non ascolta i consigli di chi ne sa più di lui, prima o poi finisce o all'ospedale o in prigione. E tu che ne pensi? Secondo te Pinocchio è stato un bravo bambino o un cattivo bambino? Lo scopriremo insieme. Mettetevi comodi che si comincia! C'era una volta un pezzo di legno, uno strano pezzo di legno che capitò tra le mani di Mastro Geppetto, un povero, povero falegname che da sempre sognava di avere un figlio. Ma ormai era vecchio e da tempo, purtroppo, aveva quasi rinunciato a questo suo grande desiderio. Quando però un suo amico, tale Mastro Ciliegia, un giorno gli regalò un grande tocco di legno, gli venne una fantastica idea. Mi costruirò un bel burattino di legno, pensò. Oh, sarà bello come un bambino vero! E allora prese l'ascia per cominciare a costruirlo. Si mise in posizione. Aveva appena alzato l'arnese che... Uè, ma sei matto? Sentì una voce. Si guardò in giro, ma non c'era nessuno. Ma, dice, vabbè, me lo sarò immaginato. Alzò ancora l'ascia e... Oh, ma sei pure sordo! Di nuovo sentì quella voce che lo fece spaventare. Ma chi poteva mai essere? Non c'era nessuno, era lì da solo, nel suo studio, nel suo laboratorio. Ma questa volta, più deciso, alzò veloci l'ascia e stam! Assestò un bel colpo. Aia! Oh, tu mi hai fatto male! Ancora quella voce. Ma chi sarà mai? Disse Geppetto ad alta voce. Ah, questa è la fame, sì, è la fame che mi fa sentire le voci. Meglio non pensarci. Prese allora una sega e zicche, 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 zicche. Ma dai, smettila! Non ti parla! Un pezzo di legno? E come fa? Geppetto cominciò a dire contento: oh cielo, sono padre, sì, sono padre, oh, meno male, sono padre. Mastro Geppetto lavorò tutta la notte per finirlo, fece la testa, fece le braccia, le gambe, il tronco, insomma ogni piccolo particolare, e fu così che nacque Pinocchio. Da un solo magico tocco di legno venne fuori un gran bel burattino che lui pensava fosse suo figlio. Ma a dire il vero era un po' vivace, ma simpatico. Beh, in realtà non fu simpatico proprio con tutti. Vi racconto ora, per esempio, di quando incontrò per la prima volta il grillo parlante. Il grillo parlante era uno che le cose le sapeva, era uno che aveva studiato, che sapeva cosa era giusto fare e cosa non era giusto fare. Cri 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 cri. Il grillo parlante è un tipo esigente, lui sa come fare a trattare la gente, lui sa cosa dire, è un pozzo di scienza, ha sempre risposte per ogni esigenza. Il grillo parlante conosce i segreti, scrutando le stelle comprende i pianeti, il suo pensiero è prezioso e profondo, nel dare consigli è campione del mondo. Cric cric, 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 cric cric. Il grillo parlante era lì che lo aspettava con il suo bastone al centro della stanza e diceva cri 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 per farsi notare. Che c'è? Chi è? Disse lui. Sono io. Io chi?
disse Pinocchio, sorpreso ed anche un po' scocciato. «Sono il grillo parlante ed abito in questa casa da più di 100 anni». 100 anni, disse Pinocchio ridendo, ma va là, seppure fosse vero sai quanto me ne importa, adesso vedi di sparire, perché da oggi questa casa è mia. E no, rispose il grillo, io non me ne andrò di qui se prima non ti avrò detto una gran verità. Oh, ma sei proprio uno scocciatore, disse Pinocchio, vabbè, ok, allora dimmela, veloce, spicciati e poi vattene. Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori, prima o poi dovranno pentirsene amaramente, disse il grillo poggiandosi sul bastone. Oh, canta grillo bello, tanto è già deciso, domani io me ne scappo, perché se rimango mi manderanno a scuola ed io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho nessuna voglia. Povero scioccherello, continuò allora il grillo, così facendo diventerai presto un gran somaro e comunque se non ti va di andare a scuola almeno impara un mestiere. Cosa? Un mestiere? Urlò Pinocchio ridendo come un pazzo. Amico, fra tutti i mestieri del mondo ce n'è solo uno che veramente mi va a genio. Oh, disse il grillo, meno male, e quale sarebbe? È l'arte del gradasso, che mangia, beve e va a spasso. Capisco, l'arte del gradasso, disse il grillo facendosi serio. Sappi però che tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione. Sai che ti dico, ragazzo? Mi fai proprio compassione. Io? Compassione? E perché mai? Disse arrabbiato e sorpreso Pinocchio. Sì, compassione, continuò il grillo, perché sei un burattino, ma quello che è peggio è che hai, toc toc, la testa di legno. E detto questo gli diede un colpetto in testa con il bastone. Pinocchio andò su tutte le furie. Adesso mi hai proprio stufato e cominciò a rincorrerlo. Fermati grillo, che se ti acchiappo vedi. Corse. Poi prese un martello e glielo tirò con tutta la forza che aveva. Questo era Pinocchio, non voleva sentir ragioni, non voleva sentir consigli da chi ne sapeva più di lui. Geppetto gli voleva un mondo di bene e pensate che per mandarlo a scuola aveva persino venduto la sua unica giacca, anche se faceva molto, molto freddo, e gli aveva comprato un vestito nuovo e un abbecedario. Sì, l'abbecedario è l'ABC, il primo libro che si compra per imparare a leggere e scrivere. E infatti con il libro e i vestiti nuovi Pinocchio andò a scuola. Sì, insomma, verso la scuola. Abbecedario nuovo! Molto bene. E adesso casa che nuova! Bravi. E cervello nuovo! Bravi. E adesso, visto che ho promesso, vado a scuola. Cioè, mi cammino verso la scuola. Ah! E dunque, ecco il programma. Oggi imparerò a leggere. Domani imparerò a scrivere e dopodomani imparerò a fare di tutto. 3 giorni è il gioco è fatto. Facile! Facile! 3 giorni e il gioco è fatto. Facile? Facile! Una volta che sono laureato, continuò Pinocchio, guadagnerò molti quattrini e così il mio bambo sarà contento. Ma ad un certo punto, all'improvviso fu distratto da una musica allegra e da 2 banditori che dicevano ad alta voce: attenzione! Battaglione! 4 monete per una grande emozione! Oggi, esclusivamente per voi, su questa pubblica piazza,
il dottor Mangiafuoco, specialista in burattinaggio, vi presenta il teatro dei burattini. Pinocchio rimase incantato. Quello era il teatro dei burattini di Mangiafuoco. Non aveva mai visto una cosa simile e voleva vedere tutto lo spettacolo ad ogni costo. E allora fece una cosa che proprio non si fa. Vendette il suo abbecedario nuovo per 4 monete, comprò un biglietto ed entrò nel teatro di Mangiafuoco per assistere allo spettacolo. Quando i burattini videro Pinocchio, dissero: un momento, ragazzi, fermi tutti! Guardatelo bene, ma quello è Pinocchio! Oh, è Pinocchio, il re dei burattini! Evviva! Evviva Pinocchio! Evviva Pinocchio! Mangiafuoco buttò tutto all'aria. Voleva sapere chi aveva rovinato il suo spettacolo, perché lui era molto, molto arrabbiato. Ma la vita continua e continua la storia. Ma ora sono stanco e non ho più memoria. Perciò vi saluto, vi faccio l'inchino. Chissà che farà questo bel burattino. Lo scoprirete il prossimo lunedì. Mettete un like e condividete se la storia vi è piaciuta, iscrivetevi al canale ed attivate le notifiche per essere avvisati quando usciranno le prossime storie del lunedì. Ci vediamo la prossima settimana con il secondo episodio di Occhio, Pinocchio. Ciao!